passata così, ma eravamo forti, leoni, forti. È ancora forte Paolo Buscarini, classe 1912, nato e vissuto sempre a Scabiazza, 5 case tra Bobbio e Coli. 105 anni, portati benissimo, occhiali, cappello sempre in testa e ancora energie da vendere. Una vita passata tra i suoi campi, le vacche e i mercati dove vendeva il prodotto della sua fatica. Cosa coltivava? Grano, foraggio, un po' di uva, aveva le mucche, faceva il formaggio, lo portava al mercato a venderle. Ogni mattina Paolo fa il suo giro, controlla l'orto che coltiva con la nipote, l'altra unica abitante della frazione, arriva fino alla chiesa dove d'estate riposa su una panchina usando un sasso come cuscino. Come si vive qui a Scabiazza? È montanare, ma però si sta bene. Tanti ricordi come quelli della guerra. Sono stato in Francia e in Jugoslavia. Si mangiava specialmente a soldato un po' di brodo, tubi, un po' di pane fatto delle vitacce, un zaino di 36 kg. Dando su a 2 mm, poi giù, dormire nella neve. Qual è il segreto per arrivare a 105 anni? La gran polenta da giovane, la gran polenta, patate, anche castagne. Paolo, cresciuto con 10 fratelli, non è l'unico superstite dell'inclemenza del tempo che passa. E siamo ancora in tre. Una sorella ha 102 anni e c'è ancora solo lei, l'altra ha 90 anni. Io 105, ma 105 sono andati, sono dietro a coprire i 106. Memoria di ferro, Paolo si ricorda ancora le mete di quando da alpino faceva missioni in Italia. È stato lungo, giorno per giorno è stato lungo, sono stato nel Suro, sono stato a Valpellice, Val Cinischia, Val Torino, ho fatto delle vitacce. Una vita lunga, dura, a contatto sempre con gli elementi naturali che a volte non lasciano scampo. L'amore per la moglie, scomparsa 18 anni fa, lo fa ancora piangere, ma Paolo è un leone, va avanti. Però siamo ancora qua.